Buongiorno, buongiorno Emilia. Allora, quest'oggi una sorpresa per i rossoneri e non solo. Sono in collegamento col grande Alex Restelli, vate dei Casciavite, possiamo dirlo. Ciao Alex, benvenuto. Ciao a tutti ragazzi e innanzitutto voglio ringraziare Ale per avermi ospitato nel suo canale. Un abbraccio a tutti gli utenti. Dimmi pure Ale, parliamo un Allora, po' di calcio, inizia. io non posso che iniziare da una domanda. Io ti chiedo, quanto ci stanno sui maroni i borghesi col naso all'insù? Lotta i borghesi col naso all'insù. Beh, a me in maniera particolare tanto perché io sono nato e cresciuto a Pioltello, che non è che era una zona, diciamo, ben vista, adesso è molto più tranquilla, ma tanti anni fa, per chi abita di vicino può andare a chiedere, che non era una zona, insomma, era un po' una zona un po' fuori dal mondo. Certo. Che, ecco, e diciamo che a me i borghesi con naso in su che ti guardano dall'alto verso in basso perché hanno dei soldi in tasca, a me non mi sono mai piaciuti, assolutamente. Le persone, a mio modo di vedere, mi piacciono le persone umili, che hai soldi o non c'hai soldi. Quindi no, è un odio che ho verso. Ho già capito chi è che mi vuoi chiedere, te furbetto, l'ho già capito. E quella persona lì io non la sopporto per questo suo modo di fare, senza nulla togliere naturalmente al grande campione, al grande giocatore che è stato, per l'amor di Dio, che devo Certo. soltanto ringraziarlo come campione. Guarda, sono sul tuo stesso, della tua stessa idea, anche perché la squadra del Milan è la squadra degli operai e dei cacciaviti, quindi i borghesi col naso all'insù li lasciamo ad altre sponde calcistiche. Esatto, Cosa mi esatto. dici se io ti dico che voglio Suso a gennaio alla Fiorentina e che sarei disposto a darvi Ribéry? Con che insulto? Anche Rodriguez. Allora, un Suso che in 2 anni non mi ha mai fatto vincere niente, non mi ha mai portato in Champions, mi viene anche il coraggio. È uno che tra l'altro si fa una partita su 10 buona, una su 10, ok? Che si viene a chiedere anche 6 milioni di ingaggio. Capisco se mi arrivare, le avrei date più volentieri a un Ribéry 6 milioni di ingaggio senza che neanche me li chiedesse, che a uno che non mi ha mai portato da nessuna parte, ci rallenta il gioco. Il gioco è sempre concentrato su di lui che non è mai determinante, fa una partita su 10, quest'anno una partita su 10, 11 che ne ha giocate. È una roba inguardabile, abbiamo l'esaurimento nervoso a Milano. E il ragazzo del Clarkson se aveva ragione, cioè dovremmo metterci tutti noi milanisti a suonare Clarkson per non vederlo più. Quindi Adesso prenditelo pure, Ali, prenditelo. addirittura ha anche cambiato agente, sembra che scelga Raiola, proprio siamo al top, siamo. Dalle stelle. Ormai, che arriva qualsiasi tipo di stronzo e chiede qualsiasi cosa e noi siamo lì a dargliela. È una cosa fenomenale quello che stiamo vivendo E allo di stadio, ti dico Castiglieco, veramente. secondo te, è uno comunque che... Ma allora, Castiglieco quindi non è che colpa, perché perlomeno Castiglieco è uno che corre, che si impegna. Poi mi dispiace anche, perché stava anche giocando bene, Sì. è fuori 1 mese e mezzo. Una volta che gioca bene è anche sfortunato, non è il mio genere di giocatore, è un giocatore assolutamente mediocre, però perlomeno si impegna, al contrario di quell'altro che si sente Messi, senza palla non corre, senza palla non corre, gli devi dare la palla al millimetro perché sennò lui il culo senza palla non lo muove Certo. mai, mai. Volevo chiederti una tua opinione sugli attaccanti del Milan, nel senso che è da anni che ogni volta il numero 9, tra virgolette, del Milan non riesce a segnare, da Torres a Barlos Kaká, a Fernando Torres, Higuaín, cioè, ma il problema è di questi attaccanti oppure è il Milan che non riesce a costruire un gioco? Allora, a mio modo di vedere, guarda, l'anno scorso Ale, quando è nato di Higuaín, io sono stato uno dei pochissimi del Milan, che non ero ancora youtuber, perché youtuber lo sono da poco, che mi è scesa giù una lacrima. Continuavo a rivedere il video di Total Fred della parodia di Higuaín, con la canzone lì, della canzone lì delle Sì. brasiliane, ok, di Giusy Consoli, non mi ricordo come cazzo si chiama la cantante, e mi scendevano sempre le lacrime, perché per me Higuaín è un. Cioè, nel Milan adesso come adesso sarebbe un fenomeno. Il problema è che se giochi con un modulo e Suso è da tanti anni che li Capanoglu, ormai è il terzo anno che lì, dove hai gli attaccanti, non gli dai mai mezzo pallone, non c'è mai un cross dal fondo. Sempre questi cazzo di cross di merda dalla tre quarti che non servono a una mica. Col nostro in mezzo a tre difensori, qualsiasi esso sia, comunque è normale che
non andiamo, i nostri attaccanti hanno sempre in difficoltà, qualsiasi attaccante arriva, se arriva Ibrahimovic, vai avanti a giocare, che non arriverà mai, ma se dovrebbe anche arrivare Ibrahimovic, dovesse arrivare Ibrahimovic, sarebbe la stessa identica cosa, perché se gli dai gli attaccanti, lui coinvolge 5-6 palloni a partita, Higuain è uno scleropatico, è stato il primo che ha detto no ragazzi, io qua lasciamo perdere, nonostante che andava d'accordo con Gattuso. Purtroppo il Milan, finché non cambierà modulo, sarà sempre così per gli attaccanti del Milan, sarà sempre dura, ma dura, dura, dura. Sono d'accordissimo con te, sono d'accordissimo con te. Avendo due esterni, uno Çapanoğlu, che non è uno che salta l'uomo, il Suso, che figuriamoci, fa sempre la solita finta e mette il cross da tre quarti inutile, oppure la solita finta e fa per tirare, e gli va bene una volta su 10, l'attaccante è lì che fa, si muove in orizzontale, fa 60 metri ogni volta e non becca una biglia. Sono d'accordissimo con te, anche tu giocheresti a due davanti, Leao e Pionte. Assolutamente sì, a tre, davanti a tre devi comunque giocare con due ali che comunque puntano e saltano l'uomo, in modo di vedere. E con un centravanti da 4-3-3 che non è Pionte. Esatto, esattamente, ma devi avere anche comunque un modulo dove se giochi con i tre davanti comunque che dai anche un minimo di profondità, non con gente che aspetta sempre la palla sui piedi come Çapanoğlu, come Suso e come altra gente che si mette lì al loro posto. Devi comunque avere della gente che si muove anche senza palla e di qualità, che ti punta e ti salta l'uomo. Icardi perché segnava tanto con quel modulo dell'Inter? Perché c'aveva Re, com'è che si chiama, il croato che è andato lì al Bayern Monaco, lì... Perisic da una parte, Candreva dall'altra, ne mettevano 200.000 palloni, dal fondo, dalla riga di fondo te la mettevano, certo. Non dalla tre quarti. E Cardi, quando gli arrivavano 200.000 palloni in area, lui è forte, comunque segnava perché aveva due lati che comunque giocavano per lui. Noi non abbiamo due lati che giocano per la punta, giocano per i cazzi loro. Tu sei uno come me che dice che Cutrone è stato un errore svenderlo, oppure se sei d'accordo con Io la Il primo video che ho fatto dei miei... praticamente avevo insultato pesantemente la dirigenza per quello che ci hanno fatto noi, perché questa è stata una cosa personale, una cosa grave che hanno fatto noi tifosi, perché svendere uno che per quella maglia sarebbe morto, ok, che in aeroporto se poteva picchiare le ossa se le avrebbe picchiate tutte, compreso il pilota, perché lì non voleva tornare dal ritiro per andare di là lui, ok, però sì, nel suo mestiere, se il procuratore ti dice ormai qua non ti vogliono più, cosa doveva fare? No, ma infatti... un giocatore così che è un bravissimo ragazzo, per me molto forte, sì. Anche tecnicamente aveva da migliorare, ma anche Inzaghi non era forte tecnicamente, poi è diventato a 24-25 anni, poi è iniziata la sua carriera, questo qua c'aveva 20 anni. Cioè, era un altro che avrei visto bene a Firenze, infatti quest'estate all'inizio se ne parlava, ho detto magari che venisse Cutrone, perché l'hanno sottovalutato tutti secondo me. Cutrone è uno, cioè, se vi faccio un esempio, il gol che ti è mangiato, quel cesso clamoroso di Pionte che contro la Juve, Cutrone quel gol lì di testa te lo fa occhi chiusi. È vero, assolutamente lo fa sì. Occhi chiusi, invece quel cesso, quel bidone di merda che abbiamo davanti, che è un bidone, perché è un bidone completo, ha pensato bene di metterla fuori 3 metri. E del sì, cambio Cutrone. Di... Sì, dimmi, scusa. No, prego, dimmi. No, dico del cambio di allenatore, che cosa pensi? Che sono stati sbagliati tutti e due, che era meglio Giampaolo? Allora, Giampaolo non può neanche circolare, ma non solo nel Milan, non può proprio allenare in Serie A. E me lo dice anche un tifoso della Blu Cerchiato, ma aveva detto, Ale, preparati, perché Giampaolo è una roba impossibile, non ti fare illudere, anche se la Sampdoria per quest'anno va male senza di lui, c'è anche da riconoscerlo. Ma già i tifosi della Sampdoria non vedevano l'ora che se ne andava via, non solo la motivazione sicuramente ci sarà, ma già me l'avevano detto nei messaggi, guarda, non ti pensare che questo qua sia un fenomeno che non capisce un cazzo, questo qua non sa neanche dire due parole di italiano in fila, ma non dico grammaticalmente, che anche io sono scarso nella grammatica, ma dico che proprio non si fa capire, non si capisce un cazzo quando parla, figurati che non ci capisco io se ci capisce un giocatore. Quindi niente, già abbiamo fatto una cagata. In più poi c'era Spalletti libero, posso riprendere Spalletti, sai che abbiamo preso? Pioli proprio lì è stato, però comunque con Pioli devo dire la verità, il gioco è molto migliorato, perlomeno si vedono due passaggi in fila. Con Giampaolo, con l'Udinese, la prima partita non abbiamo fatto un tiro in porta, ma non nello specchio della porta, un tiro in porta, cioè è stato veramente umiliante la prima partita del Milano Udinese. Guarda, io ti dico una cosa, che secondo me Giampaolo ha l'attenuante che non gli è stato fatto un mercato, diciamo, secondo me buono, comunque apposta su di lui. E Pioli l'ho avuto a Firenze per 2 anni, praticamente un anno e mezzo, e lui è abbastanza monoschema, nel senso che gioca sempre con sto 4-3-3,
E io oltre a ripartenze non ho visto in un anno e mezzo a Firenze, quindi vediamo se il Milan con il materiale che ha, avendo Bennacer, magari riesce a fare qualcos'altro, però per me, boh, io penso che il Milan a giugno cambierà allenatore, debba cambiare allenatore. Ma quello è il minimo che può fare. Sì, e Cioè, cercare il il Milan con meglio. questo qua è un traghettatore. Io sono convinto che troverà Ancelotti nel Milan. Anch'io ci Addirittura ho mi è arrivato pensato. l'hanno arrivato addirittura uno che mi ha scritto prima 20 minuti fa che l'hanno esonerato addirittura. Poi non so se è vero o non è Ah. vero, dopo lo andiamo a verificare. Sì. Addirittura uno mezz'ora fa mi ha detto: guarda, che è stato esonerato. Io non penso che sia stato esonerato durante la sosta, perché comunque non penso che la situazione del Napoli sia Secondo così me questo, drammatica. in questo Milan qua, questo Ancelotti qua di ritorno, ce lo vedrei anche bene, perché comunque ha uno status a Milano, la gente gli va dietro, è un'autorità, ce lo vedrei bene Ancelotti al Milan di Lo vorrei bene ritorno. anche io sinceramente, perché comunque, a parte il fatto che Ancelotti gli dobbiamo praticamente tutto, Sì. perché comunque gli dobbiamo praticamente tutto, ma poi comunque è uno che si fa rispettare. Io adesso non so come mai c'è questa situazione nel Napoli così di caos, perché quello che mi sorprende, perché in panchina c'è Ancelotti, è questo che mi sorprende, che hanno boicottato il ritiro e tutto. C'è proprio qualcosa che non va all'interno dello spogliatoio. Non so, c'è qualcuno che sta mettendo zizzania, magari qualcuno che vuole andare via, qualcuno che riscade, non lo so come sono messi. Mi sembra strano che ci sia questa situazione qua con Ancelotti, perché Ancelotti era uno che una volta a Shevchenko si è permesso di dirgli: beh, quando l'ha sostituito gli ha puntato il dito in faccia, gli fa muto, siediti in panchina, e Shevchenko è andato pure a scusare che non gli aveva detto niente Shevchenko, gli aveva soltanto detto: ma perché mi togli? Fa muto in panchina, vai. Certo. Minchia, non gli ha detto nulla, eh. Nulla gli aveva detto Shevchenko, soltanto perché si è già andato a schiattare col mister. Ti Quindi mi chiedo. sembra... Sì, vai. Dimmi. No, no, dimmi pure. Ti chiedo un momento di amarcord tra Milan e Fiorentina, così colleghiamo le nostre due squadre. Un tuo pensiero su Manuel Rui Costa. Manuel Costa è il calcio, è Sì. l'eleganza, a parte il professore proprio di calcio, ma proprio la professionalità, l'uomo in sé, e poi la classe, l'eleganza immensa che c'è, cioè, ragazzi, Rui Costa è proprio l'eleganza del calcio, Era tanta l'eleganza, roba. l'eleganza, l'eleganza. Cioè, Rui Costa dovunque avrebbe giocato, comunque avrebbe, ed è stato tanti anni a Firenze comunque, che se, con tutto rispetto per la società fiorentina, ma se avrebbe giocato in un Real Madrid, in un Barcellona, avrebbe sicuramente vinto molto di più di quello che Ah, beh, sì. praticamente non ha vinto a Firenze. Ma Comunque anche grande giocatore Battistuta di se lo punta. meritava, onestamente. Sì. Esatto, e beh, Battistuta. E poi Battistuta, per me, Rui Costa è già arrivato che c'era una classe immensa a Firenze. Battistuta non era così forte, si è migliorato col tempo, perché Esatto. quando è arrivato non era così forte, si è migliorato proprio col tempo Esatto. Battistuta. Invece Rui Costa è già arrivato che c'era una classe da vendere Sì. proprio, che assolutamente un eterno fuoriclasse. Va bene, ti dico, chiudiamo col Verona. So che tu hai il bar a Verona nelle vicinanze. Ti chiedo cosa ne Esatto. pensi di questo magico Verona. Allora, ti dico che non c'è più quel video, perché per motivi miei ho dovuto cancellare i primi 5-6 video che avevo fatto ad agosto. Però ti dico che ero stato l'unico youtuber, l'unico, te lo posso giurare su mia figlia, che avevo detto: il Verona si salva, tutti Anch'io l'ho dato al mercato del Verona, eravamo in grande. 2 su 50, su 50 youtuber, avevo detto: il Verona si salva, Sì. come quart'ultimo e terz'ultimo avevo messo il Brescia, come avevo messo l'Inter prima di questo campionato, Ah, ok. il Milan l'avevo messo quarto, l'unico che avevo messo l'Inter prima, il Verona ultimo. Il Verona è una squadra con due palle sotto grossi così, con un grandissimo allenatore. Corrono come dei matti, ok? E gli manca ancora uno davanti, giocano senza praticamente attaccanti di Sì, livello. perché Stepinski è mezzo pacco. No, se pischi, se quindi qua ti fai il nome a questi qua del Verona, che te ne dicono su di tutti i colori. Sì. Però ti dico che è una squadra che, se vediamo che ad aprile, quando faccio vedere le partite, era lì a metà classifica di B, adesso è a metà classifica di A, prima con Aglietti è stato un cambiamento di allenatore giustissimo, poi è arrivato Juric, che tutti non lo volevano perché voleva tenere Aglietti, invece hanno visto bene, perché Juric sta dimostrando veramente un grandissimo mister. Io È voglio uno il con due... DS del Verona alla Fiorentina. Ha fatto una squadra da togliersi il cappello, ha fatto. No, no, si è comportato da tutte le critiche, che le bestemmie che si era preso l'anno scorso e tutto quanto, è riuscito, ha preso Amrabat, che è fortissimo, Verre, ha preso Juric, ha Pessina. fatto il 50% con Juric, ha fatto il Sì. 50%, ha preso Veloso, che veramente Veloso. Veloso giocherebbe titolare tranquillamente al Milan, ma Verre, tranquillamente proprio. Pessina. Esatto, ha preso quei giocatori lì senza pagarli nulla, Sì.
ha messo su uno squadrone, Un ha messo su grande. uno squadrone per le sue potenzialità, uno squadrone Verona, perché è sopra il Milan, infatti è Caspita, famoso. ma assolutamente, se lo merita, forza Verona. Grande Alex, ti ringrazio per questa ospitata, va bene? Mai borghesi. Figuriamoci, grazie a voi ragazzi, un abbraccio forte a tutti. Sempre proletari, grande. Ciao Ciao Alex, Ale, ciao. ciao ciao.